Vieni, vieni qua. Eccoci! Ma perché c'è una luce così brutta? Eccoci! No, mo, siamo colorati? No. Siamo colorati? Non siamo colorati. Ma siamo colorati. Sto caricando. Non siamo colorati. Siamo colorati. Ciao! Ciao! Ciao, ma il microfono? Ciao gente, come state? Ok, ha messo la storia. Ma non hai messo il link? Eh? Non hai messo il link? Anche no. Tu ce l'hai nel profilo? Sì. Io no. Ci manca. Ciao gente, ciao, come state? Come state ragazzuoli? Mi siete mancati? Mi siete mancati in questi due giorni? Cosa avete fatto? Cosa avete fatto? Cosa avete fatto? Allora. Ho una grande notizia da darvi. Oggi con i Fantastici 4 ci sarà un super gioco. Allora sì, abbiamo constatato che io con i capelli sciolti ho i capelli più lunghi di Alice. Lisa e Matteo, attenzione, Lisa e Matteo. Matteo sta finendo di far la doccia, Lisa sta finendo di studiare. Ci hanno detto che alle 21:45 arrivano, quindi dovrebbero arrivare tra 14 minuti. Se tra 14 minuti non arrivano, li mazzuliamo. Luca, sei il GOAT. Grazie. Sei grazie mille, grazie mille. Il GOAT. Non so cosa sia. Il Dio. Sei un Dio. GOAT. Sei un Dio. GOAT? Sì. Non è God. Amo, il got. Got è capra. La capra vuol dire, cioè l'emoji di Messi è la capra. La capra è come la più grande divinità. Bene, abbiamo spiegato. Sondaggio su chi arriva prima? Sondaggio su chi arriva prima. No, allora. Allora. Ciao. Oh, grazie mille, Balzo. Se Luca sei un grande, Alice sei stupenda. Cioè, capisci? A me dicono che sono un grande, a te che sei bella. Vabbè, apprezziamo la simpatia. Sei simpatico, benvenuto bello. A bordo del pandino. Grazie mille, Orlando. Grazie mille, Orlando Lanzo. Grazie mille, ragazzi. Scateniamo l'hype train per portare Matteo Robert e Lisa Lucchetta in live, signori. Luca, sei un GOAT e anche il mio idolo. Grazie mille. Luca, sei il migliore. Ma come mai? GOAT significa greatest of all time. Quanto affetto, grazie. Luca, fatti i capelli come Alice, staresti meglio. No. Si incazza, li devo tenere. Luca, tu sei il più bello dell'house. Se non ci fosse Matteo, se non ci fosse Matteo. No, sei comunque il più bello. Grazie. E non lo dico perché stai con me. Grazie mille, Lore, grazie mille. Un saluto da entrambi, siete bellissimi. Certo. Ciao, Lore, un bacione, grazie per i 4 mesi. Veramente, grazie di cuore. Ragazzi, non facciamo finire l'hype train, eh? Ragazzi, voglio portare l'hype train a livelli esagerati oggi. Non ho cenato, quindi adesso ho tanta fame. Mangia me. Aia, non così. Grazie Pisello per i 100. Pisello. Chris. Ah, Pisello Chris. Ciao, come va? Bene. Aia. Bene, grazie mille. Te come sta? Ma anche il Matteone con il suo bicipite. Arrivano, ragazzi. Portiamo l'hype train a livello 5. Vado a prendere il Matteone. Hai detto bene. A te come sta? Benvenuto a bordo del pandino. Grazie mille, Alberto 02. Grazie per i 4 mesi. Un bacione. Grazie mille di cuore. Allora, ricordati che tra un po' c'è la Summer Cup. Sì, esatto, però. Ragazzi, dopo dobbiamo fare il culo a Lisa e Matteo. Non è possibile che arrivano sempre in ritardo. Sempre. Mi piacciono i funghi. Non l'ho capito. Sni? No, non mi piace. Sni. Siete bellissimi come coppia. Luca, Erling, 25 gol. Non ha ancora finito il girone d'andà. Di cosa stiamo parlando? No, ti sento parlare solo di Erling tutto il giorno. Ragazzi, vi do un piccolo anzi, lo scrivo solo alle mie sub. Allora, lo scrivo sul gruppo Telegram alle mie sub. Se siete abbonati, lo sapete. Chi è abbonato, gli scrivo i messaggi in privato. Messaggio con voi. E vi do degli spoiler. Se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratuitamente col punto esclamativo Telegram, potete entrare appunto nel mio gruppo Telegram con le sub. Quindi sub, ora vi do un grande spoiler. Grande spoiler. Signori, non dovete scriverlo in chat però, eh. Non dovete scriverlo in chat perché questo è un privilegio che avete solo voi sub, ragazzi. Quindi se avete Amazon Prime, punto esclamativo Prime per abbonarvi al canale ed entrare nel mio gruppo Telegram. Allora,
Entro. Benvenuto a bordo del Pandino. Grazie mille Josh Rock, grazie mille per il Prime, grazie mille di cuore, un bacione. Oh. Ecco, l'ho scritto. Ma ho una domanda per te, come definiresti Alice per te nella tua vita? Mia moglie. La mamma dei miei bambini. La mia forza. Il mio momento di sfogo, il mio momento di felicità, colei che mi fa star bene quando sono giù. Sta superando. È vero, amore, quando mi sento la persona più felice del mondo, quando sono con te. Grazie mille, il bischero nazionale, grazie per il Prime. Ma dice anche quello vero. Dice anche quello. Benvenuto a bordo del Pandino. Grazie The Little Anonymous, grazie per i quattro. Come va, state bene insieme? Alice, Alice, Luca e Bravo, sbaglia Luca. CMQ, fate uno scherzo a Lisa e Matteo che vi siete lasciati PLS. Luca, da quanto ti stimo, mi sto facendo i capelli come te. Oh, grazie, grazie mille. Il buco lo c'entra bene, amore. Sto scherzando, dai, non parliamo di queste cose. Grazie mille Alberto Riemma per il Prime, ragazzi, portiamo avanti l'Hype Train. Allora, non possiamo fare uno scherzo a Lisa. Portiamo avanti l'Hype Train. Non possiamo fare uno scherzo a Lisa. Mi ascolti. Lo ascoltiamo. Non possiamo fare uno scherzo. Mi ha mandato un messaggio lasagna. Sì, no. Non parlo più. No, io va, non parlo. Vai, vai, hai va, detto va. Tutte le cose belle, mi metto in sfogo, ma io non posso neanche parlare. Parla. No. Parla. No, ti odio. Stai zitto però. Lo so. Okay. Non possiamo fare uno scherzo a Lisa e Matteo sul fatto che ci siamo lasciati, perché siamo stati tutto il giorno insieme e sanno che non ci siamo lasciati. Esatto. Non è che arriviamo in live e facciamo... Esatto, esatto. No, comunque dai, parla amore. Questo sì. Volevo dire, ma tu continui a fermarmi? Sì, ma cosa pensi di quello che ho detto? Bello. Bello. Secondo te, come per la prima volta ti amo, ti dici grazie. Ecco. Minchia, grazie. Non è vero, amore. Siete la miglior coppia di TikTok Italia. Ti amo tantissimo. Siamo la miglior coppia di TikTok Italia. Ragazzi, certo. Siamo la miglior coppia di TikTok Italia o preferite qualcun altro? Sinceri. Sicuramente siamo una delle vere coppie che ci sono. Sinceri. Siamo i vostri preferiti? Sì, sì. Siamo sì. I vostri preferiti? Vedo qualche no, vedo qualche no. Vedo qualche no. Beh, dai, la maggior parte. Che fame. Porca troia. Famissima. Commento. Sicuro, l'ho letto anch'io. Aspetta. Ok. 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 Ci siamo quasi. Che fame. Vuoi mangiarmi? Madonna, no, famissima. Adesso mangiami. Mangiami tutto. Vado a prendere su qualcosa da mangiare, mo. Fai quello che vuoi. Ma no, ma come fai quello che vuoi? Puoi farlo, amore. Oh, oh! Oh, cazzo. Ah, qua. Non è muto. È snoot. No, quando, no. Marco? Marco, a breve. Marco sta arrivando. Non nego che ormai ci siamo. Siamo addirittura d'arrivo. No. Ah, no. Niente. Voi due siete una coppia perfetta. Grazie. Grazie mille di dai, cuore. Dai, Marco quando? Aspetta, voglio far vedere una cosa alla chat, al volo proprio. Ragazzi, guardate, signore e signori, ho sbloccato Gareth fucking Bale! C'è anche il fucking? Bale! Guardalo! Del Galles. Come drippa! Del Galles. Guarda che scarpetta! Che capello! Come il mio! Eh sì, è gallese! Gallese, si dice. Guardalo, è gallese! Non si dice gallese. Maronna! Ok, torniamo. Sto facendo Marco le SBC perché... Marco o Olimpia? Giusto. Abbiamo già spoilerato i nomi, eh? Allora. Signori. Quando? Signori,
Questi 5 minuti, attenzione, prima... Allora, prima vado a prendere a mangiare, dato che non risponde alle domande che ti faccio io, me ne vado a prendere. Va bene, Alice va a prendere da mangiare, mentre Alice va a prendere da mangiare. Alice non risponde alle tue domande, no, mi dice va bene, vattene. Dai, vai a prendere da mangiare e torna. Bene, bene. Scusa, parole carine e poi... Comunque tra 5 minuti arrivano Lisa e Matteo, allora in questi 5 minuti... Allora potete sapere che Luca soffre... Ah, aia! No, dai, figa. Aia, aia. Dai. Quindi no, ogni volta che non mi ascolterà gli darò dai, le botte. Dai, fammi aprire 5 minuti, ti prego. Dai, mi hai fatto male. Dai. Dai, anche io. Allora, che gli ho fatto male, posso andare a mangiare. Fratino e Grelmo stanno insieme, chiedetelo a loro, mica a me. Allora, comunque, ragazzi, guardate qua. In questi 5 minuti ho i premi della Weekend League, ce li spariamo adesso in live. Allora, punto esclamativo Telegram, potete entrare nel, vi arriva il link in privato e potete entrare nel mio gruppo Telegram. E per abbonarvi basta che fate punto esclamativo Prime, tutto attaccato, e potete abbonarvi gratuitamente al canale. Grazie mille Lemo 1, grazie mille per il Prime. Allora, qui c'ho Gareth Bale, che lo mandiamo al club. Adesso apriamo questi. Signori, primo, attenzione, vado di naso, attenzione, osti, ma che merda, ecco, guarda la Ye che mi piglia per il culo, Lookman, che ha fatto doppietta alla Juventus, adesso no, adesso la bet ve la faccio su chi arriva prima tra Lisa e Matteo. Oh, attenzione. Che schifo. Turam. Che merda sti pack. Che merda. Oh. Calma. Chi prendiamo? Rashford, dite che è buono, aspetta, vediamo quanto costa Rashford. Marcus Rashford, 140.000, non è neanche malaccio. Però, allora, io ragiono così, signori, siccome non utilizzerò nessuno dei due, a sto punto prendo Osimhen e lo butterò nell'SBC. Qua, vabbè, qua troveremo una pippa come al solito. Trent, Alexander, Arnold. E qua. Due volte Arnold. Stiamo scherzando. Benvenuto a bordo del Pandino. Oh, grazie mille, Inzuccio! Non mi fa entrare con il Telegram, come faccio? Eh no, adesso ti sapevo abbonato. Allora, se basta che digiti punto esclamativo Telegram, clicca sul link che ti esce. Affanculo, qua devo scartarlo. Vabbè. Hai dei pack per i toti? Oddio, abbiamo 1.400.000. Aspetta, ma non esce più il link. Aspettate un attimo. Allora. Aspetta che chiedo subito. Oh, Nico, ma qui in chat si stanno lamentando che non c'è più il comando del link al gruppo Telegram. Come mai? Ragazzi, ho chiesto un attimo qui all'operatore. Grazie mille, Justin99, grazie mille per i 4 mesi. Comunque tranquilli che c'è... Adesso risolviamo, se non oggi, domani, comunque entro un giorno siete dentro il gruppo Telegram, tranquilli. Allora, signori, mentre aspettiamo Lisa, vi faccio la bet intanto. Benvenuto a bordo. Grazie mille Tommaso per i 3 mesi, un bacione. Allora, adesso tra l'altro devo fare un gioco fighissimo oggi con Lisa e Matteo. Oggi faremo un gioco veramente fighissimo. Allora.
a Via Pronostico chi arriva prima. Lisa, Matteo, secondo te amore chi arriva prima, Lisa o Matteo? Guarda, avete un minuto per bettare. Guarda, per me è Lisa. No, ma ti dirò che arrivano stra in ritardo entrambi. Dici? Perché? Perché Lisa non ha ancora finito di studiare. Grazie mille, azietante, grazie mille per i due mesi. Matteo è ancora su, non so dove sia. Veramente? Secondo me arriva in ritardo. Ma chi arriva prima secondo te? Lisa. Lisa. Allora. Comunque, ah sì, perché me l'ha chiesto prima, guardate, c'ho sti pacchetti che li tengo per i toti. Fate uno scherzo per Lisa e Matteo. Allora, no. Oh, ma abbiamo due di questi. No, anche questi non li apro. Comunque hanno levato la Nutella. Io oggi proprio volevo... Ah beh, i tre centrocampisti lo apriamo, vaffanbrodo. La 24 ore quando la faremo? Minchia, quando la faremo la 24 ore? No, ci sono solo i centrocampisti, ragazzi. Ci sono solo i centrocampisti, Toti. Teniamoli per quando esce tutta la squadra. Quando esce tutta la squadra... Dai, chat, aiutatemi. Che scherzo facciamo a Lisa e Matteo? Cosa facciamo, amore? Dai, cosa facciamo? Ma non so. Dai, su, tu che sei... Come mai sei un tifoso nella Juve? Perché nella culla... Nella culla mio papà mi ha messo la maglia di Del Piero addosso e quindi non potevo... Ma potremmo far finta che è finita la live? Eh? Potremmo far finta che è finita la live? Che è saltato tutto? Allora... Qua. No, anche questo fa cagare. Leviamoci tutti. Luca, palestra iniziata. Come va? Ragazzi, sto malissimo. È normale avere l'acido lattico dappertutto. Allora. Però posso dire che mi diverte vedere Luca che cammina come se gli avessero infilato un palo nel... No. Ragazzi, è normale, chiedo. È normale che mi fa... Cioè, se solo mi tocchi con un dito, mi viene da piangere. Aia, dai, mo... Scherzo a Matteo che Gaia Bianchi ha detto che è bello. No, l'abbiamo già fatto. No, potremmo dire... È vero, potremmo dire qualcosa. Cosa potremmo dire? Malissimo. Ma questi li teniamo. Che pacchetti ci sono? No, niente, aspettiamo che escano. Scherzo a Matteo che siete... ma non possiamo dire che siamo incinta, figa. Luca, voglio 5 gol alla YouTuber League per superare Crispo. Crispo è forte, oh. Ragazzi, Crispo è tanta roba. Crispo è tanta roba. Ok. Guarda, sorella. Aspetta che spengo. Cosa? Cosa sta facendo? No, ho fatto un video oggi. Oh! Fine primo tempo Inter-Empoli 0-0, signori. 0-0 espulso Skriniar. Che ha fatto? Signori! Ha picchiato qualcuno. Non l'ho visto mica! Espulso Milan Skriniar. Colpo di scena, mi verrebbe da dire. Perché espulso? Minchia. Per essere espulso cosa devi fare? Dico? È già a Parigi Skriniar. A parte delle ammonizioni, amore. Eh? A parte delle ammonizioni, che se ne ricevi un tot espulso. Giusto. A parte... Cartellino giallo. Ok. Dopo un po' espulso. Cartellino giallo, se prendi un altro cartellino giallo vieni espulso. Ok, però... Sentiamo, Vai. Per cos'altro... A parte cioè, il rosso diretto, per cosa lo prendi? Aspetta che mi copro che a meno 27 fa freddo. Ok, vai. Perché a meno 27? Perché siamo a meno 27 dal Napoli adesso. Vai, dimmi. Per
il cartellino rosso, parte le tue munizioni rosso. Proprio il rosso diretto, per cosa lo Se fai... Cioè, cosa deve aver fatto lui? Insultare l'arbitro, un fallaccio proprio che rischi di far male all'avversario. Ok. Sputi in faccia a qualcuno, cioè... Vabbè. Una cosa antisportiva. Assurdo, è scammata una sub? No, abbiamo scammato una sub. Cioè? Ragazzi, non ho ringraziato qualcuno. No, 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 se non ho ringraziato qualcuno ditemelo, eh. No, no, vi ringrazio tutti, per l'amor di Dio. Allora, grazie mille Balzo, grazie mille Orlando, Lore, Pisello, Alberto, Gius, Nico, il bischerone nazionale, Delit, l'Alberto, Ele, Lemo, Insuccio, Justin, Tommaso... Azietante, grazie mille a tutti per la sub. Allora, sì, tutti che scrivono me, ragazzi, lo vedo, lo vedo, ragazzi, ho le notifiche, tranquilli. Allora, facciamo lo scherzo, ok. Facciamo lo scherzo. Ho paura che poi dicano qualcosa contro il blur e rido. No, no, poi magari estrapolano, mettono clip a caso, no, no. Mica che, figa, ci mettiamo contro Blur involontariamente, si è rovinati, figa. Ci smutanda, ma è andare contro il re di Twitch anche per scherzo. Allora, cosa possiamo fare? Poi dice che litigate, cioè se io mi metto lì da sola... No, ma il punto è che se litighiamo, poi tanto le clip, escono clip su TikTok e la gente non sa che è uno scherzo. Cioè il problema è quello, ragazzi, se facciamo uno scherzo, qualunque scherzo facciamo, purtroppo escono le clip di TikTok, ma senza la parte che si dice che è uno scherzo. Cioè se io dico ad Alice ti lascio, non ti voglio più, davvero? Cioè su TikTok mettono no, ti no, lascio, dillo, non ti voglio... Davvero? Non mi vuoi lasciare, dillo? No. Che non è uno scherzo questo? No. Io lo so. Noi pensiamo agli scherzi ma loro non arrivano. Minchia, ma veramente... Che ve frega, follower in più. Allora, vi dico una cosa, io preferisco avere i follower puliti, onesti, che mi seguono per quello che faccio, piuttosto che avere follower per il cringe e il gossip. Comunque, posso dire una cosa? Ho fame. Fammi prendere da mangiare. Ignorate Lisa e Matteo per 5 minuti o di più. No. No, poverini. Anche perché dobbiamo fare il giochino. Bastardo, Riccardo. Adesso senti. Ma quanto è bella Alice, Luca, sei troppo fortunato, come fai a lamentarti che ti dà noia quando vuoi guardare una serie? Puoi guardare me questa sera. Come mi abbono col Prime. Fammi sentire Riccardo, che bello. Comunque Lisa è più bella di Alice. Aia, attenzione. Come mi abbono col Prime, punto esclamativo Prime, tutto attaccato, ti esce il link e puoi abbonarti gratuitamente al canale. Luca, fai il fantacalcio? Sì, faccio il fantacalcio. Allora. Alice, sei una dea. Quando finisce la live? Alle 11. Stiamo... Sì, ma Lisa e Matteo, veramente. Io, ragazzi, ma è possibile che ogni lunedì... Ogni lunedì, oddio, grazie mille Tommaso, grazie per la sub giftata. Ah, ricordiamo, come ogni lunedì, ogni 5 sub giftate, video saluto personalizzato su Instagram come volete voi dai fantastici 4. Vi mandiamo un messaggio in privato. Sì, però 24 minuti di ritardo. Cioè, ma ormai sembra boh. Sta prendendo un com. Lisa e Matteo espulsi. No, ho un'idea. Dimmi. Diciamo, quando entrano diciamo di andare via perché tanto ormai sono arrivati troppo tardi. Così. No, no, che poi van via veramente. No, e poi li riprendiamo. Allora, Alice, sei figa! Questo debutta così col primo messaggio nella chat. Allora, non ti è arrivata la mia notifica, niente. Sì, sì, mi arriva se lo vedo. Ah, comunque il nuovo sub... è Vito 567878. Allora, Luca, ma chiamali. Ma... Vabbè, aspettiamo le 10. Ma aspettiamo 5 minuti. Se tra 5 minuti non arrivano, figli, li vado a prendere con... Con cosa? Diteli che è finita la live. No, vabbè.
Come mi abbono, ragazzi? Allora, se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratuitamente, se no potete abbonarvi normalmente. Cosa pensi del Matteo e di Elisa? Riccardo quello che ha detto che Elisa è più bella di me, ricordiamolo. Ah. È quel Riccardo. È quel Riccardo che ha detto che Elisa è più bella di Alice. Io ho concordato. Io dico che Alice è la ragazza più bella del mondo e sono il ragazzo più fortunato del mondo ad avere una ragazza come Alice. Guarda come guarda in telecamera quando lo dice, la verità. Giusto, giusto. Allora. Oh. Allora, ti rispondo, Teo. Non è che siamo disorganizzati, semplicemente non facciamo gli streamer. Cioè, ragazzi, dovete capire che io Twitch è una cosa che faccio prettamente per voi, perché so che qualcuno ci tiene e mi fa piacere. Io faccio radio, faccio YouTube, faccio TikTok, Instagram, ragazzi, non faccio lo streamer nella vita. Io la sera mi metto qua un'ora e mezza, due, per passare del tempo insieme a voi, così. Io non faccio lo streamer, io lo dico semplicemente che fare lo streamer non riuscirei mai a farlo io. Se a me mi dicono di stare 4 ore seduto su una sedia, io divento pazzo. Io letteralmente alle 9:30 attacco, alle 11 stacco, perché sono cotto. Ragazzi, io mi sveglio tutte le mattine alle 7, e cioè vado in radio, c'ho i corsi, cioè devo registrare i video YouTube, cioè ne abbiamo un po'. Benvenuto, un po' di roba da fare. Grazie mille. Luca, lo sappiamo che gli dici ogni volta ad Lisa e Matteo di venire 20 fratto 30 minuti dopo. Dede vai, grazie mille per i 4 mesi. No, non è vero. Era così all'inizio per la gag, ma 5 minuti, non 20 minuti, mezz'ora. Che corsi fai, Luca? Recitazione, dizione, inglese. Lasciamo perdere inglese che faccio schifo. Comunque, cioè, capite che io non riesco a fare lo streamer. Cioè, io ti voglio una sera su Twitch perché voglio vedere le live per passare un po' di tempo mettendomi nel letto. Grazie mille, Caterina. Comunque, lo rivolete nonno Otto in live? Lo rivolete nonno Otto in live? Secondo me Luca è più bella di Alice, modestamente, con sto codino. Posso dire che quando si scioglie i capelli, sì, è una donna molto più bella di me. Guarda. Posso? No. Dai. Vai. Sleghiamo questi capelli. Aia. Nel vento. Vai, Matt. No, aspetta. No. Ah, è sempre Riccardo. Poi sei il mio preferito. Sono gusti. Grazie mille, Riccardo, tranquillo. Giusti, sono bei gusti. Hai ragione, lì sei più bella. Vai, sciogli i capelli. Diteci che capelli. Bravo, mettiti dritto di qua perché ho la sedia. Sciogli. Ma sciogli, mettiti contro di me. Sì, ma mettiti dritto. Mettiti dritto. Ok. Vai, sciogli tu. Chat, chi ce li ha più lunghi? Aspetta. Ma ce li ho più lunghi io, veramente. Sì, ma il problema è che non si nota perché io sono più bassa. Aspetta, mi metto. Benvenuto a bordo del pandino. Metti il dritto di testa. Oh, amo. Tira giù. Vabbè, amo, ce li hai più lunghi tu. Tira giù, è vero, ma basta che facciamo così. Tira giù. Ma che vuol dire, amo? Amo, ce li abbiamo uguali. No, amo, ce li hai più lunghi. Luca, ma veramente. Ce li hai più lunghi tu. Sto male. Ora arrivo, che fate il codino? Ah, tieni, scusa. Perché non sei proprio. Mamma mia, guardabile. Il bucone. Non sei proprio guardabile, amore. Taglia tutto, Luca. Ragazzi. Cioè, ma il maschio. Aspetta, il maschio può avere i capelli più lunghi della femmina? Cioè, il fidanzato può avere i capelli. Ma io voglio sapere se qualcuno lo sa in chat. Chat, lo sapete perché io tengo i capelli così? Per assomigliare a Orlando. Vediamo, perché io tengo i capelli così, chat? Orlando. Per Haaland. Oh, vedete che lo sapete. Stai meglio con i capelli corti. Concordo con Igor 877777. Sì, ma chi se ne frega. Voglio i capelli Igor 877777. Voglio i capelli come il mio idolo Igor 877. Solo che non sei biondo. Calma.
Amo, io ti dico che ha ragione Igor 87777. Concordo. Calma. Allora, però stai molto meglio con i capelli corti, ma lo so anch'io. Chi è che l'ha detto? L'Italia tagliare mai? Quando Haaland taglierà i capelli, io li taglierò. Se Haaland avrà i capelli lunghi fino al culo, io avrò i capelli lunghi. Ok, anche Ofi trattino basso 00 ha ragione. Va bene. Adesso li leggo tutti. Ah, ho questo anche Max Alice 29 24 6. Oppure Alice legali tu. Oppure ecco io. Aia. Vabbè, andiamo avanti. Sono meglio corti anche, lo dice Dani qualcosa. Ok. Ha ragione, bravissimi. Però Igor 87777 mi è rimasto impresso. Ok, allora aspetta. Perché è semplice. Sono le 22:01. Bene. Ma sono le 22:01. Aspetta, no, chiamiamoli. Intanto questa che va giù. Vediamo, allora, 22:00. No, gli ho scritto, ragazzi, minchia. Oh, sinceramente sei sempre bello, Luca, grazie. Questi sono i bei messaggi che mi piacciono. Oh! Questi sono... Luca, capelli corti, maggiore Luca, capelli lunghi. Sul campo no. Ragazzi, obiettivamente, su un campo da calcio, meglio i capelli così o i capelli corti, non scherziamo. Grazie mille, Guiama, grazie mille per il Prime, un bacione. Allora, Luca, stai bene, lascia stare. Ecco. Lunghi, bravi. Allora, vediamo cosa dice. Voglio fare un sondaggio. No. Allora, capelli lunghi, Haaland o corti? No, ma scrivi lunghi corti, dai. Scrivo lunghi corti. Mi sa votano Haaland senza leggere la cosa. Bene. Lunghi o corti? Oh, sta arrivando qualcuno. Sta arrivando qualcuno, oddio. Sei iscritto? Ce l'ha fatta a darti baci. Allora. Ce l'ha fatta a darti baci. Era da mezz'ora, lo sai così? Sì. Ce li ha lunghi perché non è Luca Campocorti, ma è Luca Campolunghi. Esatto. Esatto. Quattro gol Mbappé. Sta vincendo corti. Oh. Quando è che rifarete una sfida con i trucchi? Con i trucchi. Ah già, madonna. Fantastici 2, non 4. Dove sono? Ci sono più di 3.000 persone che stanno aspettando Lisa e Matteo. Veramente. In doccia. Veramente, siamo veramente alla frutta, signori. Siamo veramente alla frutta. Ma dove sono? Ma porca, niente. Corti ha vinto. Ha vinto corti di poco, no, vabbè, io no. Ripongo fiducia in chi ha votato lui. Vabbè. Okay. Aspetta, ma fa vedere. Voglio vedere se l'hanno letto. Fa vedere. No. Fa vedere quanto Mick? È stato. No, come Mick? Come mutato? Ma non è vero! Non è vero. Non è vero. Aspetta, come si sente un brutto rumore. Ma guarda io, aspetta. Ah, ha fatto 4 gol Mbappé, ma contro la Coppa di Francia. Sì, è vero. Cosa? No. Sta tipo vibrando. Aspetta, no. Sì, come sentite, raga? Non si sente bene. Adesso bene. Bene. Sentite bene o no? Adesso bene. Ora. Fa sentire. Vabbè. Aspetta. Prova ora. Ora come sentite? Ma non si Ora sì.
Ok, ok, meno ma. Sì, ma Lisa e Matteo. Mi sto facendo il latte, Matteo dice. Madonna santa. Sì, però 35 minuti di ritardo. Chissà dove saranno, chissà, chissà, chissà. Era il telefono vicino al microfono che faceva rumore, eh. Grazie mille, grazie mille. No, no, adesso arrivano, figa. Anche sei perché... più bello di Holland, e meno male. Minchia, meno male. Dio, sarebbe bello essere più forte di Holland. Minchia, essere più forte di Holland vuol dire letteralmente... Io vorrei una sfida tra Holland e Mbappé. Paris Saint Germain, Manchester City. Grazie mille, Jovix. Perché no? Paris Saint Germain, Manchester City non c'è mai stato. Ma perché? Haaland è appena arrivato a Manchester City. E Haaland prima dove giocava? Al Borussia Dortmund. E dal Borussia. Borussia PSG c'è stato, ha vinto 2-1 il Borussia, ha fatto 2 gol Haaland. Ah, allora. Però al ritorno ha vinto 2-0 il PSG, è passato il PSG, però non ha segnato Mbappé. Ah. Eh no, ma adesso bisogna vedere. Io guarderei, manneremo Michele. No, no. Allora, allora, allora. Scherzando. Luca, però una live con voi due e poi con 10 minuti di Lisa, ma figa veramente. Vedere l'amore che c'è tra Alice e Luca è come vedere l'amore tra Messi e del pallone. Ah. Grazie, grazie mille Nicolò. Grazie Cappu per i 3 mesi. E Alice, come state? Siete bellissimi insieme. Bene. Grazie. Luca, hai visto che Crispo ha fatto 3 gol? Devi superarlo, no? Ne ha fatti 4, mannaggia lui. Proprio forte. Ma e dove quindi sono? Ha 3 gol in più di te? Dove sono? Ha 3 gol in più di te? 4. No, 4. Perché, no, mi dimentico sempre che eravate pari. Siete bellissimi come un assist di De Bruyne. Grazie. Amo, quindi devi farne 4? 5. No, 4 per arrivare pari, intendo. Io devo superarlo. 5. A chi li dedichi tutti i 5 gol? Uno a te, uno a Fratino, uno a Marconi, uno a... uno a... Aia! Benvenuto uno a... Uno a... Aia! Uno a... Grazie mille il po', grazie per il... Mancano due. Uno a Tatino e uno a... Aia! Aia, amore, 2 a te. Grazie. Oh. Smettete. Oh no, ragazzi. Giusto? No, perché lasagna? Non ci avevo neanche pensato, Giuro, amore. No, no, non ti fa male la gamba. Aia, no, no, non puoi far così, Non puoi far così, non puoi far così. Ti colpisco nel tuo punto debole. No, no, no. Come non ho fatto prima. Non puoi far così. Amore. Se mi ritocchi qua prendo il crispy, Michi Gaglio, ah! Non lo prende. Grazie mille Michi, grazie mille per il Prime. Devi fare qualcosa, ma sei Michi, ma sei Michi, cioè Michi Gaglio sei tu per forza, ma sei tu, è un mio amico questo. Cazzo, aspettiamo, voglio un check al VAR. Certo che sono io. Grande, grazie Vicky, grazie mille. Un bacione. Cosa sta facendo? Dai, ma dove sono Lisa e Matteo? Minchia. Alla YouTuber League dedica un gol a Tatino, giusto? No, ma adesso... Benvenuto a bordo del pallone. Grazie mille Leonardo Bernazzi. Ciao belli. Ciao belli. Ciao bello. Fate conto che la chat vi sta aspettando più a voi che ad Holland. Che Messi ha aspettato il mondiale in tutta la sua carriera. Ed è tutto un dire. Ed è tutto un dire. 1-0 Empoli! 1-0 Empoli! 1-0 Empoli! Vamos! Ma cosa esulto che la Juve ha meno 27? Ma che cazzo esulto? Vabbè. Guarda, guarda, guarda la chat come esulta tutti. Dai, guarda come esultano tutti in chat. 1-0 Empoli. No, 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 non iniziate a scrivere Inter merda, così va bene la sportività, ok, ma Tommaso Baldanzi, proprio lui, l'uomo più atteso, rete Baldanzi, proprio lui.
No, no, ragazzi. No, ragazzi, lo Spotò ci sta. Lo Spotò ci sta, ma noi juventini abbiamo poco da sfottere, sinceramente. Quindi, no. Io, Luca, il PSG 6-0, 4 gol di Mbappé. Sì, ma stanno giocando contro Alice. Cioè, nel senso, una squadra. Smettila. Oh! Tommaso Baldanzi, forza Napoli, vince lo scudetto il Napoli, rassegnatevi. Eccolo. Niente. Tu non mi porti mai a far shopping. No, no, che squadra ti fa? Minchia, ma è possibile che tu ti scrivono Intermerda? Non c'è un interista in live. Eh? Possibile, perché eh? Perché tu non mi fai parte? Onana papera. Cosa vuoi fare? Perché non mi porti mai a far shopping? Raga! Non posso... Oh, oddio! Figa, veramente. Siamo veramente. Aspetta. Siamo arrivati alla frutta. Siamo arrivati. Oh, ed Lisa è entrata prima Lisa. Sì, ma un ritardo così mai visto. Poi mi sto facendo. No, la chat è incazzata. La chat è incazzata. Chat, parlate voi con Lisa e Matteo. Chat, parlate voi con Lisa e Matteo. Chat, parlate voi. Ciao ragazzi. Allora, io stavo studiando, come si può notare dalle mie bellissime condizioni. Mamma. Scusami, mi passi la. Paghiamo la bet. Davano per favorito Matteo, invece ha vinto lì. Chiudi la porta. Ah, ok, anche quella lì. Spero. Aspetta, c'ho sto microfono che. 41 minuti per il latte, Matteo. No, la prima me la stavo chillando sul divano. C'è la live e lui se la cilla sul divano. Ragazzi, questo è Matteo Robert. Lui se la cilla sul divano mentre voi lo aspettate. Cioè, capito? Si fa attendere. Leonardo DiCaprio è arrivato. Studiare come sempre. Lisa stava studiando come sempre, perché Lisa purtroppo non riesce a studiare prima delle 21:30. No. È che ha tanto da studiare, ragazzi. Fa comunque primo anno di università, cioè di prima superiore. No. Guarda, si vede solo il bicipite di Robert. Vieni un po' più qua. Ai. A fine live. Ma perché non lo puoi mettere? Oh, Robert ha preso il possesso della live. Matteo non studia. Ma... Vabbè, non so che. Cosa? Ma mettilo di là che ci metti di meno. Hai ragione anche te. Sta facendo. Questo è pazzo. Cosa sta facendo? È pazzo, è folle. Mettili dentro. Ma è il latte quello di mandorla? Sì. E dopo me lo faccio anch'io. Sì, e ti accompagno al Mac. Minchia, si può che l'accompagno al Mac. Perché vuoi andare al Mac, Ali? Perché non ho cenato. Allora. Mi è venuta fame. Allora, lui se la cilla, io ho perso 15k di punti canale per colpa sua. Figa, Robert, sei... Matteo, Aleandro, Robert, qualcosa di vergognoso, Perché? No, chi se ne frega questo? No, sì, attacco di qua. Allora. Allora, io ho un calzino. Ecco. Io ne ho due. Allora, calzino. È vero, adesso vi spieghiamo il gioco che faremo con sto calzino. Ma sta mangiando. Fa niente, possono farlo. Questo calzino. Sì, mentre mangiano bendati. Utilizzato come benda. Che schifo. Che gioco dobbiamo. È un calzino. Un calzettone, è pulito. Che schifo. Matteone, siccome Matteo si lamenta, dopo 41 minuti di ritardo, Matteone sarà anche il primo. Va bene. Ecco. Ciò, porca vacca. Quindi sei il primo a essere bendato. Allora, praticamente noi tre pensiamo a una parola, lui bendato, e deve indovinare la parola facendoci le domande. La scriviamo, lui si tiene il telefono qua. Esempio, scrivo Lisa Lucchetta e Matteo deve indovinare lì. No, è un modo di dire. Non ho capito. Scrivi io ti scrivo cacca. Cioè, io scrivo cacca, tu sei bendata. Ma dove me lo scrivi? No, lo scriviamo, lo facciamo vedere alla chat. Tu sei bendata, perché sennò... Devi indovinare facendo delle chat, domande, così, devi dobbiamo rispondere sì o no. Devi indovinare facendo delle domande. Quando... Ma così sul nulla, cioè senza neanche... Sì, inizi. Non è una verdura, è una... No, inizi. È una persona? No, è un animale? No, è un oggetto? No. Cioè, man mano escludi le cose. È una persona? Sì. È maschio? No, quindi è femmina. È più grande di me, cioè fai domande su tutto. Okay. Hai domande illimitate. Allora, quindi chi sarà il primo, signori? Matteo, abbiamo detto. Chi la indossa deve anche morire soffocato. Vediamo. No, bocca e naso li lasciamo aperti. Grazie. Aperti. Cioè, stai.
Allora. Avete acqua? Chi parte per primo? Adesso facciamo. No, no, decide la chat. Decide la chat. Sondaggino, stavolta Matteone mi sa che. Mi sa che lo vinci, perché veramente. No, ragazzi, al posto di venire in live se l'hai chillata sul divano. Chi inizia? Ragazzi, noi. Ah, facciamo l'ordine, in base alle percentuali facciamo primo, secondo, terzo e quarto. So chi inizia? Se non mi volete bene. Yeah. Ma basta, basta, fa niente. Metti giù. Latte. Metti, c'è questo giù. Chi inizia, vai? Lisa. Luca. Benvenuto a bordo del Alice. Anna Vezzini, grazie mille per i 4 mesi. Ciao a te, un minuto. Comunque, vai, vediamo chi inizia, decidete. Sempre Lisa, Luca, Alice e Matteo. Cioè, l'ordine non è mai Alice, no, Luca, Matteo, Lisa. Cioè, sempre Lisa, perché Luca. Meglio. Suona meglio. Allora, vediamo, vediamo. No, Lisa, Luca, dice Matteo. Sì, sì, sicuro. Matteo, godo se inizia Matteo. Fighe, li scrivo. Guarda, tutti per Robert. Ragazzi, grazie di cuore che mi lasciate ultimo. Un bacione. Vi lovo tutti, vi amo, grazie. Sta vincendo Matteo, io direi. Quindi prima Matteo, seconda Lisa, giusto. Terza Alice, giusto. Quarto Luca, giusto. No, ma tra me e te ce la giochiamo, aspetta. Aspetta. Veramente ce la stiamo giocando. Il migliore amico di Luca. Oh. Perché? Ma no, le schifezze con i calzini. Cioè? Cazzo, guardavi American Pie. No, ti prego, che schifo. Cioè, non dimmi che è quello che pensi. Sì, è quello che pensi. Che schifo. American Pie praticamente si metteva un sciroppo nel calzino e si masturbava col calzino. È schifo, vabbè. Quindi, Matteo, Lisa, Alice e Luca. Ho vinto anche qua. Hai vinto anche qua, Robert. Allora. Quindi Matteone sta mangiando. Vuoi dai, mangiare bendato? Sì. Tanto sta finendo di mangiare. Cioè, vai, mettiti la cosa. Vai. Metto io mica no, che bendalizza, bendalo bendalizza. Bene, che Matteone è furbo, eh. Il Matteone vai, bendalo. Il sintetico. Bendalo con quel calzettone. Sei pulito. Bendalo con quel calzettone. Ma occhio, c'entra la bocca quando mangi. Ho paura di mancarti. Mi hai fatto cucchiaio. C'entra il buco, Robert. Quanti sono? 3. No, è già giusto. No. Ah. Okay. Non è che vede. Guarda che non sta prendendo dai, nulla. Sta vedendo? Allora, ma va, no, non vede. No, non vede. Basta, ok, va. Prima parola. Allora, prima parola. Chat. Ditela. Allora, prima parola, cosa scriviamo? Cosa possiamo scrivere, ragazzi? Allora. Scusi, sei un po' fuori. Faccio un po' più in là. Sai come non vedo dove sono. Grazie mille, Mattezzane 7. Grazie mille per il Prime. Allora. È giusto. No. Dai, che storto. Ok. Non riesco a mangiare. Mi appoggi. Allora. Va bene così questa parola. Non so perché. Me l'hanno scritta. Oh. Mi dà molto fastidio questa cosa. Okay. Aspetta, la scrivo così, almeno leggono meglio. Ragazzi! Perché? Abbiamo scelto. No, vabbè, facciamola così, guarda. Ma lui può fare domande a tutti? Lui può fare tutte le domande che vuole. Attento! Oh, va, che sta facendo un puttanaio. Non vedo. Allora, la prima domanda è. Aspetta. No, allora, la prima parola è. Dai, Luca. Dai, smettila. No, abbiamo detto di nostre cose. Cambiamo? Va bene, cambiamo. Allora, mettiamocela, l'avevo bella. Allora, cosa possiamo fare? Possiamo fare. Allargato un pochino? Cosa? Non si può. No, si, aspetta. Guarda, guarda come vuole sbirciare. Allora. Così. Ok, basta, l'ho allargata. Allora. Allora. Sì, dai però che qua fa caldo. Dai, okay. Luca! Sì, facciamo questa. Beh, tu mi vedi? Facciamo questa? Mi vedi? Dai. Ti ho toccato. Partiamo facile, ragazzi. Mica tanto. Io cosa devo fare? Questa no, dai, è la prima. Dai, Lu.
Vabbè, vai. Aia, porca vacca. Vabbè. Abbiamo letto non queste domande. Vai, cattivi. Vai, Robert. Cosa devo fare io? Devi far domande e indovinare quello che ho scritto. È un oggetto. No. È una persona. Sì. Cosa fa? No, non puoi chiedere cosa fa. Devi rispondere sì o no. Noi gli diciamo è sì maschio? O no. No. Femmina. Bravo, bravo Matteo. Sì, è femmina. Ha più di 18 anni. Sì. Io non la conosco. Io sto pensando a una persona. Eh? Sto pensando a una persona. Cioè? La Madonna, è già la persona. Chi? Ha un figlio. No, non credo. No, che io sappia, no. Sei sicuro? Ha un figlio. Aspetta, chat, ha un figlio. Sei sicuro? Chat, ha un figlio? No, non credo. Cioè. Se è quella persona. Allora, è americana? No. No. Italiana? Sì. Come? Alcuni dicono di sì, no, ma non è vero. No, no, non ha figli. Un influencer. Beh, può dire di sì. No, cioè, non sì, è la sua cosa principale, ma sì. Malena la Pugliese. Ma come fai? È giusto. Perché? Ma è giusto. Sì. Ma perché? Tante sono, ragazzi. Ma perché? Toglietela. Ma perché? Perché io come prima idea avevo in mente la Rose. Ma no! Ma perché? È giusto. Sì. È Malena. Ora tocca a me. Però scusa, mi c'è del posto? Ma com'è possibile? Non l'ho capita. Hai indovinato subito. Esatto, non ha senso. Io sono un mostro. Easy per il Matteone. Vai Matteone, vieni dietro, Elisa si siede. E ora? E ora sarà proprio il Matteone a decidere la parola per Lisa. Grande Robert. Figa, vuol dire... Sì, sì, ragazzi, vuol dire che si... Cioè, si è guardato tutti i film per... Si è documentato bene, ragazzi, sulla Malena Nazionale, Lana Rozza ha un figlio? Sì. Davvero? Ah, cioè, guarda quante ne sa. Ma perché non so chi sia. Aspetta. Guarda quante ne sa, Vai. Come faccio? Si bendi. Allora, per chi non lo sa, ragazzi, Malena la Pugliese è una donna che fa film per adulti. Diciamo così. Ma... Io non riesco a... Che bella però lei. Lana Rhodes. Madonna. È considerata una delle donne più belle del mondo. E fa quel lavoro. Scusa, te pensa. Te infatti è quella è la più ricca della storia del porno. Ma sì. Ma dov'è il figlio? È meraviglioso. È vero adesso. Vabbè, poco fa gli è nato il figlio. Ma davvero? Sì. Vabbè, vai. Allora, vai Matteone, cosa scriviamo? Il tipo è l'amico di Logan Paul. Sì, è vero. Si sono conosciuti per scherzo. Perché è tipo l'amico fratello. Sì, vabbè, e non si sono mai traditi. Come fai a saperlo? Amo, fa la pornatrice. Ma ancora adesso lo fa? Ma ogni tanto, sì, c'è OnlyFans. Ma non cosa c'entra? Mette amatoriali. Vai, scrivi. Scrivi Robert, vediamo cosa scriverà il Matteone. Non vedo il figlio io. Magari è appena nato. Hai detto? No, troppo facile. Cos'è? Aspetta, vediamo. Chat, qualche consiglio? Vediamo un po'. Allora. Che ce l'ho? Difficile, Non è facile. Vediamo. No, aspetta, vedo scrivere. Va bene. Ok, però io non so rispondere alle domande. La parte 2. Allora. Signori, questa è la parola che ha scritto Matteo. Vai, Lisa. Allora, una persona? Sì. Maschio? Sì. Allora, facciamo così. Il primo giro facciamo tutti e quattro una persona. Benvenuto. Almeno, e poi aumentiamo il livello. No, ma io non le capisco. Grazie mille Nicolas, grazie mille per i 3 mesi. Lo conosci cosa? Lo conosco di persona? No. È un influencer? Anche, non è la sua cosa principale ma anche. È un attore? No. Ha 18 anni, più di 18 anni? Sì. Più di 18 anni o 18 più anni? Più di 18 anni.
Ragazzi, Gigi non viene più in Esu perché è in vacanza. Ma come faccio a sapere? Cioè, fai domande. Io ce l'ho fatta. Allora, ma... ha gli occhi chiari? No. Ma aspetta, so chi è. Sì. Sì, sì. Ha gli occhi chiari? No. Scuri? Sì. Brava! Un po' come... Che brava! Come grazie mille, Ale Filotto! No, grazie per i 4 mesi. Oh, il naso di Alice è perfetto, ha scritto. Io ce l'ho tutto all'ingiuro. Vabbè. Hai i capelli scuri? Cioè, sì. Tipo, come te, Luca? Sì. Sì. Al codino no? No, no. Dipende. È un cantante? Sì. È Tedua. Sì, mamma mia, che ragazzi. Che giocatrice. Che giocatrice, signori. E allora... Brava. E allora adesso tocca Alice. Che... vi scambiate di nuovo? Ah no. Ho già capito chi comanda, dai. No. Passi. Allora, Alice. Allora, cosa scriviamo ad Alice? Ho preso il mio. Non è il mio, però. Sì, è il mio. Cosa possiamo scrivere ad Alice? Ma sono inquadrata? Sì. Vediamo, no, non Haaland, minchia, indovina subito. Perché c'è qualcuno che mi mette la mano davanti perché sento freddo. Sì, sento freddo. Vabbè. Sento di... No, allora. Ok, non vedo. Però sento freddo alcune volte. Cosa possiamo fare? Cosa stavi facendo? Aspetta, è vero. Ah, che bello, avventate. Non so da dove. Vediamo. Però qua puoi fare il doppio. No, già capito. No, vabbè, allora, aspetta. Scriviamo. Cazzo, cosa possiamo scrivere? Vediamo. No, ma non la chat non lo so. No, vabbè. Aspetta. Vediamo. Vediamo. Allora. Ok. Vai amore. Ok. È un oggetto. No. Abbiamo detto che il primo giro solo persone. È un oggetto. Abbiamo detto. Porca miseria. Non mi ricordavo. È un maschio. No. Non è un trans, niente di questo. Non è un trans. Okay. E anche se fosse? No, ma no. No. Allora, quindi, ha più di 18 anni? No. Ah. La conosco? Di persona? Sì. La conosco di persona? Beh. La conosco di persona? Sì. No. Cioè, no, sì, scusa. Ok. Ci siamo visti perché è una tua amica? Cioè, ha conosciuto prima te che poi me? Sì. Dal vivo? Cosa? Sì, è ovvio che l'ho conosciuta dal vivo, se tu l'hai conosciuta dal vivo. No, dal vivo intendo un altro. appunto. Luca, scusami, Perché stanno parlando? Vuol dire che c'è qualcosa di... Sì! Non li ha... Siamo... ma non li ha fatti. Per forza! Ah, dicono che ha più di 18 anni. Hai 18 anni? Sì. Lei è... E se l'anno è finito? Ma 2023... chi ha 18 anni? Appunto, siamo nel 2023, quindi... Lei ha detto ha più di 18 anni. No, ho detto... Ha più di 18 anni, no? Ah, quindi ha 18 anni? Vedi, ma così gli avete dato... Ah, li ha compiuti a gennaio, non lo sapevo. Vabbè, se li ha compiuti a gennaio. Vabbè, sì, ha più di 18 anni allora. Vabbè, ha 18-19 anni. No, ha 19 anni. E dipende. Sì, sì, la chat dice di sì. Sì, mi sa di sì. Sì. Cazzo, ne sapevo che è nata a gennaio, figa. Cos'è? Che riflesso. Cosa? L'ho salvato. Cavolo, è una TikToker? No. A volte.
tempo libero. Sì, ogni, cioè non è la cosa principale. Nel tempo libero. È una che streama. Anche lì. Nel ogni, tempo libero. Nel tempo libero. Oddio. È bionda. Nel tempo sì. libero. Sì, è bionda o sì, è maestrana, è castana alcune no, volte? No, no, è bionda, è bionda. Nel tempo libero. Oddio, io odio queste cose, non le capisco. È venuta in house. È venuta in house? No. Quest'anno no. Non ha ancora avuto il tempo libero. Per quest'anno no. L'anno scorso? Sì. Cioè, è venuta in house quando tu eri in house? No, sono uscito io dall'house. Cioè, ah, è venuta qua, ma non proprio fisicamente all'interno della esatto. struttura. Non ho capito. No, cioè, è venuta qua a prendermi. Ma non è mai. È venuta qua a prendermi. È una manager. In house. No! Una manager che ha 18-19 anni. Come è venuta qua a prenderti? Sì. Alla macchina, quindi? Sì. Sì, alla patente. Cioè, appena fatto 19 la patente. Vabbè. No, raga. Dai. Io devo aiutare. Madonna. Io pensavo che c'era già arrivato. Anch'io. Fai le domande. Fai domande. No, sto cattendo. Ma non lo so. Tieni. Allora, ha 19 anni, è bionda. Ma è venuta, cioè... Ma è bionda di natura? Bionda di natura? Bionda di natura? Penso. Cioè, non lo so, Non lo so, è sempre bionda. Quando l'abbiamo conosciuta è sempre bionda. Non so se è naturale. Raga, non lo so. Cosa fa nella vita? E non posso risponderti. Ma fa la youtuber? No, sicuramente no. Sì. Come fa la youtuber? Ah, no, no. Però è finita su YouTube qualche volta. Sì. Nel tuo canale? Anche. Anche nel tuo canale? Anche nel mio canale. Minchia, io pensavo fosse facile. Non ha il nome di un piatto? Sì. Ah, allora lasagna. Lasagna, oh, ce l'ha fatta! Oh. Minchia. Ma sai cosa vuol dire avere la tensione tutto il tempo per dire cose sbagliate? Vai, tocca a voi mettere la parola a me. Come è venuta qui in house a prenderti? Sì, l'anno scorso, siamo andati fuori a mangiare. Vai, scrivete una parola. Vai Alice, tocca a te adesso. No, Rocco Siffredi. Giusto. Oh, vamos. Minchia. Ah, no. Mia colpa. Scusate. Aspetta che devo... E cosa scrivo? Basta che vivo. Io non ce l'avrei, però vai. È semplice. Persone, primo turno, eh. No. Fammi leggere. No. No. No, però così. Va bene. Non ci arriva. Questo è difficile, sì. È veramente difficile. No, non è vero, non è tanto difficile. Dipende, dipende allora. Tutto dalle domande che fa. È maschio? Sì. Lo conosco? Sì. Di persona? Sì. Sì? Sì. Fa TikTok? Sì. Sì, ma... Sì. Ha più di 1 milione su TikTok? No. No. Ok. Non so perché mi sembra. È un influencer? Non lo so. Non fa quello di principale nella vita, penso. Esatto, non si... però sì, fa anche l'influencer. È un attore? No. No. È un cantante? No. Sincero non so cosa. È un calciatore? Sì, vabbè, anche basta. No. È più grande di me? No. È più piccolo? Sì, e magari è la mia età? No, è più piccolo, è più piccolo. Uh...
Sì, comunque fa la fa l'influencer, mi hanno detto. Davvero? Ti hanno detto dalla regia? Sì. L'ho visto negli ultimi 3 mesi. Ma per piacere, no. Quella cosa lì. Negli ultimi 6? Io non so io queste cose. Un anno fa l'ho visto? Nell'arco di un anno. Sì, nell'arco di un anno. Cosa? È stato il fidanzato di una TikToker? No. No, non credo. Non so. Da quel che si sa, no. Sì, ma io non ho capito che cazzo fa sto qua. Non sapete di rispondermi niente. No, ha detto che allora, fa l'influencer, ma non è un influencer esagerato. Studia. Penso. Studia, ne sono certa. Studia. Su TikTok fa ridere? No. Fa il figo? Cioè, nel senso, non fa video comici. Fa il figo? No, fa video normali. Esatto. Smettila. Non fa un mix, cioè basta. Non è troppo poser. Ok, ma non è neanche comico. Non è neanche minchia. Secondo me ce l'hai. Ma va. No. Ma perché è troppo allora. Cioè non dovresti mai pensare. No, esatto. Dai, fai delle domande. È maggiorenne? Sì. Benvenuto a bordo del bambino. Benvenuto Tardo. Grazie 8. Mille. Tardo 8, amore, si chiama. Grazie Tardo 8. Quanti mesi? Cosa quanti mesi? È scritto Prime. Ah, primo? Tardo 8. Grazie mille. Tardo 8. Allora, avevo un bel legame con lui? Non sto legame, cioè l'hai visto una volta. Visto una volta? Sì. Ma poi vi spiego. E non so come dirlo. L'ho visto una volta. C'eri anche tu? No. Non fa l'influencer come cosa principale. Benvenuto a bordo del... Grazie! Fa l'influencer. Però studia. Non lo fa a livelli nostri. Cioè non è senso che... Ma io non lo so. Cioè per ora... No. Ha più di 100.000 su Instagram. Oddio. Secondo me... Anche secondo me, però non lo so. No, comunque Luca intendo. Non controlla? Non lo fa. No, secondo me no. Lo fa invece per hobby. No. Per hobby. Mi sa di no. Più di quanto detto? 100.000. No. No, non è più di 100.000 su Instagram. No. Quanto è? Fa vedere. Più di 50? Sì. Minchia. Però magari vuole fare. L'hai incontrato, amore. Grazie mille, ma che l'ho incontrato, ci ho mai parlato? Sì. Sì. Ci parlo ogni tanto? No, non credo. Boh. Non credo. Devo controllare tutto. Non sai, dobbiamo andare qualche cosa. Ali manda. Cosa? Ringrazia chi si è sabato. Ah, grazie Donato. Grazie Donato. Grazie anche Alessia per 4 mesi. Grazie Alessia per i 4 mesi. Alessia. Oddio! Grazie a Crica donato a Bad Burti. Grazie. Vabbè. Dai, allora. Crica. Minchia. Ha una parentela con un nome che hai detto. Qua grande aiuto. Come che ha detto? Non l'ha detto adesso. L'ha detto adesso. Non l'ha detto. Grazie adesso. Grazie mille. Perché non l'ho sentito? Sì. Non l'ho sentito. Luca sì. Cioè Luca l'ha detto. Madonna so. L'hai detto un nome in questi 3 nomi qui che hai detto. È un nome di questi. Che nome hai detto? Esatto, che nome hai detto lui? Fa sport? Sì. Non lo so io. Sì. Sì, ma non ha livelli agonistici. Benvenuto a bordo del bambino. Non è che è un... Non è che è famoso perché è sport, no. Perché fa lo sport. Grazie mille, ma ringraziate i nomi. Matteo Brusa per i 3 mesi Marco, e Marco per 3 mesi. Grazie mille. Vediamo un attimo. So. Dai Lu! Dai Lu! Fai altre domande! Non mi hai detto! Ha perso l'intercontro. Allora, ti dico, ha 19 anni. Alla metà. Che è del mio stesso anno. Occhio. Fa l'influencer... Ti do un indizio, è appena entrato in una casa. Ma non so. Cioè, non è una casa. No, non è una casa. Non è vero, Luca. Sì. Secondo me no. Anche secondo me, io l'avevo visto un video, quindi sì. Boh. Però... Ma no, sta cosa non mi... Vabbè, fa niente. Secondo me no.
Vabbè, comunque fa l'influencer. Però non ha iniziato lui a fare l'influencer. Ci è arrivato. Ci è arrivato per qualcun altro. Ci è arrivato. L'hai conosciuto una volta, non credo che tu l'abbia visto più di una volta. E ci hai fatto un video assieme. È alto? Non lo so. È alto. E non lo conosco io. Ah, non l'hai visto il video? No. Neanche io l'ho visto, però so che è alto. Ha gli occhi chiari. Oh, madonna. I capelli mori al ciuffo. Esatto. Ma chi cazzo è? Ci hai fatto un video nel pandino. Ci ho fatto un video. Dopo di questa ma... c'è... Ma vaffan, brother, fratello della Lanza. Ma dai. Lanza Daniele. Non era facile questa. Non era facile, però vedi che mi è uscita. Perché l'hanno scritto Alessia Lanza. Però Alessia Lanza è troppo semplice. Su Instagram ha più di 50.000. 56. Però mi sa che fa parte adesso dell'Ausgram. Non penso. Ma io l'ho visto cosa. Top. Ma vaffan, brodo. Ma figa, ma come cazzo faccio? Anzi no, stai lì che fa più ridere. No, dai, fammi andare qua un attimo. Una volta l'ho visto. Vabbè, ci ho fatto il video. Vero. Una volta l'hai visto? Sì, ma poi dopo quando è... In che occasione? Che ci ho fatto il video. Alla festa... buona festa. Piano! Allora... O lo stringer forte. Minchia. Sì, fa parte dell'Ausgram, mi dicono. Sì. Sì? Fammi il numero 2. Ci vedi. Ma fanno, sì. Fanno un altro. Ma fa... Oh, ma basta che fai così. No, vedi? Dai. Cioè, non se ne accorge. Fammi un numero 1. 6. No. Allora. Mi fate capire che era 2-4. Perché ho spazio a caso. Allora. Anzitutto una bella notizia, ho vinto al fantacalcio. Bravo. Vai. In nome di qualcun altro, vai. No, non per forza persona. No, ora non più persona, dai. Basta ora. Dai, che capelli c'ho. Nessuno. Lasciali così. Ce l'ho. Bellissimo. Cosa vuol dire? Ragazzi, ce l'abbiamo! È difficile, No. Ok. Vai. È uomo? Ma hai detto che non è una persona? È un oggetto? Sì. Lo uso quotidianamente? Sì. Allora no. Cos'è che stavi dicendo? Il telefono. No. Cosa ridi? Quante ore lo uso al giorno? No, ti dobbiamo dire sì o no. Lo uso tanto? Un po'. Normale. Il giusto. Sì, non eccessivamente. Quando c'è necessità. Più di 3 ore? No. Sarebbe un problema. Più di una? No, nell'arco della giornata, magari. Sì. Non perché di... Sì. Davvero? Sì. Ma perché figli, dovevamo dire solo sì o no? No, cioè, non dovevamo dire nell'arco della giornata. Non sono troppo, voglio rifarlo. Bravo, Robert. Ok, vai. No, io sto qua. Ha detto voglio rifarlo. Ah, io ho sentito voglio di farlo. No, voglio rifarlo. Ho voglia di farlo. Che cazzo dice il Matteone? Ma figo, ma... Voglio farlo con chi? Con me, Matteone? Con chi lo vuoi fare? Voglio rifarlo. Non lo rifai, non dai. Vai là. Vai, Elisa, anch'io mi dissocio assolutamente. No, ma non ho detto niente. Ma... Qui, ho già scelto, io mettila. Aspetta, fammi sedere, magari. Scusami. Non lo faccio più. No. Sì, fidati, sì. Sì. Ma non la indovinerà mai. No, la indovina. No, dai, Ali. Ah. Sì, la indovina. Secondo te? Aia. Scusa. No, cambia. No, io... Dai, facciamolo più divertente. Non lo so. Ok. Dai. Facciamolo divertente, scrivi. Cos'era? La campanella. Campanella.
Questo, aspetta, che non so come si scrive. La campanella. Ma come la indovinavo? Ok, ho scelto, aspetta. Bene? Cos'è? No. No. Facciamo... Aspetta, vediamo. Questo. No, ma qualcosa di divertente. E allora scegli tu. Cos'è che stavi dicendo, Ale? Aspetta. Joystick. Proprio le prime cose che ti vengono in mente, che c'è davanti. Esatto. Allora. Bicchieri, mascara. Microfono. Mascara, detto. No, mascherina. Dai, no. Smettila. Dai. Dai. Vai, metti. No, mi arrabbio, no, perché abbiamo detto che non doveva prendere quella piega, no? Ma che piega è? Dai, vabbè, smetti. Allora scrivi. No, aspetta, stiriamo. Mettete il ma aspetta. Ok. Allora, secondo me no. Allora. Sì? Ah, guarda. Che non c'è mutato, cioè. Allora. Aspetta. Ma tipo quando ha parlato Luca non eravamo mutati. No, sì. Basta, dai, allora. Aspetta, pensiamo mentre pensiamo. Allora. I don't care. Cosa possiamo... Dai, però, amo, muoviti. No, quello no, perché... No. Okay, non è divertente, però. Io ce l'ho. Vai, ce l'ha Matteo, è divertente. Questo? Sì. No. A me devi fare questo. Non ha senso, però l'ho letto lì. Va bene. Ok. È difficile, secondo me. È difficile, però ci può arrivare. Vai. Allora. Vai. Via. È un oggetto? No. E che cos'è? Vai, cioè non lo so. Se non è un oggetto. Non è un oggetto. È una sostanza? No. È un materiale? No. È un cibo? No. Che senso? No. No, non è un cibo. Che senso? Che in senso che non è un cibo? Matteo applaude? No, è Luca che dà le pacche a Matteo. Ah, che gli sto tirando una sberla sul bicipite. È un'applicazione? No. E allora non lo so. Cioè, che quanto tuona il bicio del Matteone? È un... Aspetta, allora. La uso quotidianamente? Sì. Cosa vuol dire? Sì, no, sì. È un posto? No. Lo uso, sì, è un posto. Cioè. Sì. Sì o no? Sì, ha voglia, più volte al giorno. Ma è un posto? Ma lei se lo usa? È ovvio che lo usa. Chiunque lo usa. Facciamo così, chiunque lo usa. Tutti lo abbiamo. Porca vacca. È una parte del corpo? Sì. Che uso tutti i giorni, i piedi? No. Perché le parti del corpo involontariamente le usiamo tutte, cioè, quindi... È un muscolo? Sì. Ma non li so i muscoli, dai. Ma come no? Giusto. Sì! Dai. Sì, ma siete proprio, cioè, com'è che si dice? Patetici. Omarione, grazie per i 4 mesi, Omarione! Grazie mille, un bacione! Posto. Allora. Aspetta che mi... Allora. Cosa possiamo scrivere? No. Allora. Aspetta. No, l'ha scritto lei prima te, quindi andrebbe... Ah, non sto scrivendo. Allora. Scrivendo? Allora. Cosa scriviamo? Allora. You make me so happy. Oh, I'm gonna tell everybody. Cosa scriviamo? Raga, ma perché? Yo, Kardashian.
Vai, vai, ci sta quel, ce l'ho. Dimmi che... Bravo. No, sì, questo prendo è bello. Via subito. Secondo me no. Vediamo. Ma che no. Oh, sto polistirolo. Non, non bisogna dare indizi, no, però. Solo sì o no. Vai! È una cosa. C'è un oggetto. Sì. Sì. Lo uso quotidianamente. Sì. Sì. Telefono no. 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 Sì, lo indosso? No. No. Ce l'ho addosso? No. No. Cioè, fa parte di me, no? No. In certo senso. È un luogo? No. No. C'è la Luca? Sì. Sì, vabbè, come, come tanti, cioè. Ce l'hanno tutti i maschi? No, no! Alcuni? No, no, sto scherzando. Alcuni, alcuni. Anche le femmine ce l'hanno. Alcune. Dipende, alcune sì. Ma è una cosa che si compra? Sì. Che scema. Ma non intendevo quello. No, non sai che intendevi? Non intendeva quello. Vabbè. Le mutande. Perché l'hai detto? Io. Ops. Non è vero, non è quello perché ho detto lo indosso, vedete, no. Ragazza, Ma smettila. Ce l'ha adesso rosso, Luca? No. No. Lo sta usando, no? No. Ce l'ha in camera? No. Ha una parte in camera. Una parte in camera. È la macchina? No. No. Il pandino? Sì. No. Era strafacile. Adesso tocca a me. Ma quando hai detto una parte, ho detto le chiavi sicuramente da una parte. Adesso tocca a me, ci metterò 6 ore, che palle. Minchia. Vabbè, che live di Babbi. Oh, sono la tra Babbi, ti banno. Non è divertente. Fottiti. Anche prima ho bannato uno. Giusto. Perché ha scritto... Aspetta. No, ora non più. Ok, è questa, raga. Benvenuto. E vi spiego anche il perché. Oh. Sì. Dillo. No, fermi, da me non si dice così. Sì, da noi sì. No, aspetta. Ma? Ma chi? Non è italiano. Dove? Sì, sì, si chiama così. Ma dove? Da me si chiama così, guarda. Da me si chiama così, passa. Non è italiano questo. No, si chiama così. Cioè, non lo chiama così, quindi lui lo conosceva così. Ma perché non si chiama così? Barra. Scommetto che è impossibile. Beh, è un po' complicato. Ecco. È un oggetto. Che brutto. È un oggetto. Ah, scusate, sì. Da me si dice le parti superiori. Da qui, cioè qui si anche dice la parte sotto. Ok, cos'è? È un oggetto? Sì. Lo uso? È un oggetto? Sì. È un oggetto. Lo uso? Sì. Quotidianamente? Qualche volta. Non tutti i giorni? No. Boh, da me non si dice così. È qui in questo momento? No. È in questa casa? No. Minchia, che fa. È un cibo? No. Ah, vedi, qua si dice così. Si trova in una casa? Sì. Non per forza. Non per forza, esatto. Però... Si trova in cucina? No. In camera? Sì. Io ce l'ho a casa mia. Non lo so. Lei dovrebbe sapere. No, non lo so. No, a casa tua non credo. Cioè, non lo so. Secondo me no. Però è difficile. Questo è complicato. Fai domande, veloce. Fai domande. No. Fai, esatto. Ti avevano detto che si trova... In camera da letto, che si trova, cioè lo usi, non sempre sempre, però lo usi, che, oddio, dai, ce puoi fare, non si trova in questa casa. Lo usano sia grandi che piccoli. Sì. Sì. Dai, spara un po' di nomi.
Il nome dell'oggetto è maschio o femmina? Maschio. Dipende. No, lui cazzo. Lo conosce come maschio. Lui lo esatto, lui lo conosce come maschio. Ci sono un po' di nomi con cui si possono, con cui si può chiamare. Pure i soprannomi. Sì, ma dipende dalla parte. Ma tu lo chiami con un nome, basta, è maschio. Il tuo nome è conosciuto. Mm. Giostre. In camera di tuo papà c'è. Sì. Dai, tirami dietro. E non riesco più. Televisore. No. Dai. Che in questa casa non c'è. In stanza. Dai. C'è in stanza. Ma è proprio un altro. Ahia. Ah, il ginocchio. È piccolo? No. Cioè, dipende. Dipende, ma come lo conosci tu, no? È difficile così. Ma quello che mi sta pensando io, no? Amore, ti ho detto pure che anche a me di papà. È narghile. No. Che figata. Comodino. Dai, ma in questa casa non si trova un comodino nelle stanze. È in parte al comodino. Ah, in questa casa non c'è. No. Allora, Bajur. Ma ancora? Ma sei stupido cosa? Ancora non c'è. Dai, Lu. Oh, figa. Precisa dov'è? Telefono. Precisa dov'è? Cosa? Sul comodino. No. Si tiene sul comodino? No. È per terra? No. È nell'armadio? No. È sul letto? Puoi tenerlo sì, in armadio, ma l'utilità non è nell'armadio. Lo tieni in mano? No, l'hai detto prima. L'hai detto prima. Cioè sul letto? Sì. Lenzuolo? No. E qua non ci sono lenzuola? Cuscino? Neanche questi ci sono. Ah, e che cazzo? Non lo so allora. Dai, sul letto di papà cos'è che c'è? E le coperte, che cazzo c'è? Il cuscino, le lenzuola. E poi? E? Un cazzo. No! E tuo papà che dorme. Se la consideriamo come coperta, io la considero come... Lo scaldotto. Sì! Bravo. L'accendiamo tutte le sere, amore. Sì, ma dai. Tutte le sere, quando sei andato papà. Sì, ma dai, lo scaldotto. Dai, si chiama qua, si chiama scaldaletto, scaldasonno, termocoperta. Lo scaldotto. Sono le? Ma porca miseria. Si sta divertendo sulla legge. Figa. Ma dai. Ma dai. Dai, facciamo l'ultimo giro. Dai. Vai. Robert. Così, signorina. A Matteo una cosa difficile che mi ha rotto il cazzo, che indovina tutto. Adesso gliela faccio io al Matteone. Vai, come vai. La faccio io a te? Allora. No, gliela faccio io. Prego, prego. La faccio io. Difficile, eh? Sì. Benda. Fa male tutto, vieni di qua. Ma figa, ma non riesci a bendarti da solo? No. Hai il bicipite troppo grande. Oh! Ok. Ce l'ho? Ok. Posto? Ce l'hai? Non vedi? No. Ok. Tre. Che numero è? 5. Giusto. No, scherzo. Scriviamo. Hai trovato? No. Dai. Raga, suggerisco. Sì. È divertente. Sì, sì. Non posso dire. Hai ragione, infatti c'è questo stato. No, ma va. Non... Sì, perché no? Un attimo, Dai, però. Farebbe ridere, perché... Farebbe ridere. Esatto. È difficile. Ma va, a parte che la indovina subito. Dai, no, fidati, è bella.
Ma la indovina subito, vabbè. Se volete fare. No. Vi dico che la indovina subito. No, vabbè, sicuro la indovina subito. Posso dire allora? Fuma. Cioè, facevi... Dai, sarebbe stato divertente. Aspetta, allora. No, minchia. Vi prego, che ridere. Dai, ti prego, fallo. Basta, ho scelto io. No, dai, no, anzi, sì. ce l'ho. Ma è divertente. Ce l'ho, meglio. Ma perché è divertente? Ok. Era più divertente il mio. Via. Vai. È l'oggetto? No. La persona? Sì. Maschio? Sì. Quanti anni ha? Cioè, nel senso, ha più di 18 anni? No. Ti giuro che ti metto subito la persona, non penso. Vai. Lo dico per il meme, dai. Bonnie. No. Mi piaceva dirlo. Fa TikTok? Sì. Cioè, alla fine l'hai trasformato nel mio. Rain House. No, okay. Sì. Lil. No. Dorme in parte a me. In parte? Cioè, se dorme nella tua stanza? Sì. Sì. È maggiorenne? Sì. Sei tu? No. Sono io. No. Nella mia stanza ci sono altri maggiorenni. Devi. Scusate. Devi dire il nome. Devi dire nome e cognome. Luca Campolungo. No. Matteo Robert. No. Matteo Leandro. Come fai a azzeccarle? Fate vedere un altro. No, dai, abbiamo fatto. Vabbè. È troppo forte. Grande. Matti, sei troppo forte. Grande. La vita. Grande, Robert. Mi indovinerò le parole. Sì. I capelli. No. Cosa c'entrano i capelli? Ho visto. Vabbè. Se mi accussi con dai. Ma come lo indovina? Madonna. Cosa? Secondo me non è Madonna, è facile. Ma per cosa? No, ma che cosa? Cioè, esatto. Come intendi? Come cioè? No. Dai, allora è una persona? No. Boh, non so come voglio intendere. È un oggetto? No. Oh, che palle. Ma perché non mi fate le cose sempre? Non lo so. Figa, è semplicissimo. È un oggetto, una persona, no? Cosa rimane? Oh. Un cibo. No. Un'app. No. Cosa? È più semplice. Un'app. Cosa rimane? Se non cosa è un rimane? Oggetto, non è una persona, ma è... Se non è una persona, cos'è? È un animale. Okay. Sì. È Billo. Non è quello che stai pensando. No, non è Billo. Scusate. Ma fai domande. È un cane? No. Hai domande? Oddio, se c'è. Ma esistono 8.000 animali. Cioè. Magari qualcuno ce l'ha, qualcuno. Tu fai domande. Allora, se non è un cane, vuol dire che io non ce l'ho. No. Aspetta. Esatto. Alice ce l'ha? No. È un animale che si può. Sì. Che si può? Tenere in casa? Sì, ma sì. Non è comune. No, basta indizi. È un animale legale in Italia? Sì. Perché se no diceva scimmie. Sono troppo forti sti tutto gioco. Ci credo. Sì, è legale. È legale. Fai domande. Ma non so gli animali che sono. Allora, è bianco. Qualcuno può essere. Fai conto che qualcuno che è stato in questa house ce l'ha. Io questa non lo sapevo. Nemmeno un io. Un pappagallo? No. Nemmeno io lo sapevo. Un criceto? No. È piccolo o grande? È piccole dimensioni? No. È grande. È grande? Eh.
Come? Ti ho detto, qualcuno della vecchia house ce l'aveva. Ce l'ha tuttora. Sì, non lo sapevo io. No, io vorrei sapere chi. Ah, poi capito. Perché ho capito. Hai capito chi sì. ce l'ha? No, è un talent o un manager? Un talent. No, dai. Fai i nomi dei talent dell'anno scorso. Christian. No. Samara. No. Jackie. No. Ciupi. No. Omar. No. Adam. No. No. Rebecca. No. No. Un maschio. Allora. Ce l'ha un maschio. Ma davvero? Sì. Non l'ha capito. Tra l'altro è gigante. È enorme. No, te lo dico, devi... No, è enorme. È enorme. Il suo è enorme. Il suo è enorme. Dai. No, non è Patrizio. Aspetta, lo scrivo. Allora, un talent dell'anno scorso. Fai i nomi. Ma non me li ricordo. Chef. No. Fratino? No. Ma non li so più, cioè li ho detti tutti. Non è vero. Vedi, in chat stanno indovinando. No. Dai. Non è italiano. E basta. Vabbè, almeno... Non è italiano. No. No, sì che è italiano. Sì, no. È metà italiano. Sì, va bene, nel senso... Basta. Ma esatto. Rex. No. Ma ne manca uno. Manca l'MVP, ragazzi. Grazie, Alex. Grazie per i più 3 mesi. Ma lo conosco. Sì. Voglia. Ma come sì? Amizie. Sì. Però non l'hai mai visto il suo animale. Meno male. Che senso? Non l'ha mai tirato fuori in house. È l'uccello. No! Tirato fuori. È un animale. Grazie, Merio. Ma che usi, ma oh. Che no. Vabbè, un animale, raga. Sì, ma dite, un animale. Chi c'era un talent? Dai. Un talent, te ne manca uno. Dai, manca un talent. Il più abbronzato di tutta la della vecchia house. Nelson ce l'ha. È anche grande. No, dai. È animale. Non so se l'avevo visto. Io e Matteo l'abbiamo visto. Io l'ho visto, ma non dal vivo. No, raga, non... Tu l'hai visto solo in foto? Sì. Dai, cioè. Sì, ma l'animale. L'animale. L'uccello. No, l'uccello ce l'hanno tutti. Su, è enorme. Non ce lo dice quella sua. No, raga, dai, ma che cosa vuol dire? No, è un animale. Ma come ci sei? Un animale? Ci sei? Animale. Ci sei? Può essere anche un animale. Però ce l'ha Nelson. No, è un animale. Questo è un indizio per farti avvicinare. Esatto, questo è un indizio. Un animale. Sì. Ma ce l'ha dentro al suo corpo? No. No, non dentro. Ah. Ma ce l'ha in casa? Sì. Se lo porta anche in giro, dipende. Ma è una cosa del suo corpo? Sì. Sì. Ma raga, ma... Perché è un animale! È un animale, cioè... L'hai capito, ma devi trasformarlo in un animale. Hai detto... Un cavallo. No. Non è che si dice... Canarino. Nelson c'ha un pappagallo. E cioè... È come dire... C'ha un uccellone, dice, cioè, è un animale che si può dire bene. Ma la parola è sempre uccello? No! Se è un animale, cioè, sono molti che puoi paragonare. Un criceto, ma come un criceto? Ce l'ha enorme un criceto! Una giraffa! Ma scusa, ma hai mai sentito dire c'ho sotto il giraffone? Raga, non lo so, cioè, se non è uccello, che cosa potrebbe essere? Cosa potrebbe essere? Lo dici spesso, Luca. Ne chiamo così, Luca. O anche, cioè... Un po' più avanti. Due nomi, si potrebbe mettere così, guarda, aspetta. Facciamo così. No, quello non lo capirà mai. Vabbè, sì, vabbè. No. Sono della stessa famiglia. Cioè, sono cugini. Ma chi è? Sono io. No!
Madonna santa. Vabbè, l'uccello. No! L'uccello con questo qua sono i cugini. No, ma le, allora. Ma cosa fai domande c'è? Sull'animale, minchia. Allora. Ha quattro zampe. No. Porco, ha delle ali. No. No. Non vola quello. No. Ha quattro zampe. Pinguino. No, no, ma hai mai sentito dire c'ho sotto un pinguino? Ma scusa, ma sì, sì, raga. No, 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 ma è facile. Non è facile. Sì, sì. È facilissimo. Non sei del mestiere. Cioè, io qua vi apro sto gioco. Sono proprio bravo. Dai, è facile, Lisa. Appena indovini l'animale, poi è un tipo di animale. Fai, ah. Grazie, Checco. Fa? No, che fa? Oddio. Ah, io faccio. Ah, quando lo inserisce, le tipe potrebbero dai. Fare. Ah, però. Dai. E Nelson. Dai. Allora, uccello no. Allora, aspetta, facciamo un altro. Quindi mi ha detto che ha due zampe. No. Ha delle zampe? No. Ma si muove? Sì. Cazzo, è un animale che non si muove. Che animale è che non si muove? Come fa una lumaca? Madonna, se non c'ha le no, zampe. No, però. Se non c'ha le zampe, cosa fa? Se non ha le zampe, come si muove? Serpente. Ok. Sinonimo. Ok. Quale si dice c'ho sotto una? No, un serpentone. No! Dai, non è un pipì? Strello. C'ho sotto un pipistrello. Una B. Una B. B o una B? O un B o una B, dipende. O un B. B. C'ho sotto un B. Un B. Un B. C'ho sotto un B. Sturino. Un bis? Costo. Un bish. Una biscia. E quindi? Un biscione. No! Minchia! Dai, raga, ma era impossibile. Ma non è vero. Un biscione pitone, ma come ci arrivo? Ce l'ha Nelson. Minchia. Ma io, cioè, non... Vado. Oh, guardate. Vai. Può sputare bianco. È velenoso. Sì. Allora, adesso Alice si benda e la facciamo tosta. È veramente da lì. Difficile. No. Allora. Dopo nel bendo, ora spendo. Con il bendo sopra il booster. Ha fatto un po' di booster. Mando tutto io. Svuota il frigo. Cos'è che svuota? Allora, ce l'ho. Il frigo. Ali, svuota il freezer. Questa è bella, ragazzi. Perché... Ma cosa svuota? No, no, lo puoi indovinare. Ok. Cambio posto. Maletto! Maletto! Ma come faccio a leggere? Non ci credo. Ma eri così. E no, ma era così, vedeva da sotto. No, no, stupido. Dai, sì, un po'. Giuro. Giuro su di me. Giuro su di me o su. Vabbè, metti, vai. Metti. Ma perché? Non farmelo vedere, però, perché adesso non volta. Scusami. Vieni un po' più indietro. Non si vede, non mi si vede. Eh sì. Vai. È un oggetto. No. No. È una cosa. Sì. Sì. Come una cosa. Come una cosa. Sì. Ce l'ho? No. Ce l'hai? Sì. Sì. I maschi o le femmine, entrambi? Luca. Io. Luca? Sì. Solo Luca nel mondo? Sì. No, non per forza. No, cioè, non per forza. È eh? Non è detto, però è una cosa che mi caratterizza. Aiuto nel cuore. Ma è qualcosa che è nel corpo? Sì. Aiuto nel cuore? In faccia? No. Fisico, vabbè, per forza, sui piedi? No. Gambe? No. Busto? No. Bacino? No. Tatuaggio? No. Messi?
No. La Coppa del Mondo. No. No. Non c'entra. È qualcosa che puoi togliere? No, no. Sì, volendo sì. No, non è vero. No. No. Ma cosa no? Sì. Va bene, no. La togli tu? No. Non ce l'hai sempre addosso? Sì. Ma è qualcosa di... un vestiario, un capo? Un capo. No. Ce l'ho sempre addosso un capo, se sono nudo, Il profumo. No. Gli orecchini. No, no. Non ce l'ha solo lui. Cos'hai? Cos'hai solo tu? Devi saperlo. Il cognome. No. Benvenuto a bordo di... Matteventu è tornato, grazie per i 4 mesi. Se sei uomo, giftina di 5 sub. Dai. No. Scherzo, Matte, un bacione. Quando la utilizzi? Ma la utilizzi sempre? In zone limitrofe. Eh? È qua un linguaggio troppo... Sì. Zone limitrofe. La utilizzi sempre? Non la utilizzo. Come non la utilizzi? No. Ma si può utilizzare? No. Come non si può utilizzare? Ce l'hai ma non la puoi utilizzare? Sì. Che non puoi togliere? No. Cioè la potresti togliere ma tu non la togli? Esatto. Nessun altro ce l'ha? No, che conosco, no. Solo i maschi possono averla comunque in ogni ma caso. Ma no, no, anche tu potresti averla. Ah. Però è mia simbolica. Grazie, vado in bagno un attimo io. È mia simbolica. Aia. Ma sto per far cadere tutto qua. Dai. Guarda il posto, dai. Dai, amore. Non lo so, ma perché mi hai detto che non si trova da nessuna parte? Sai, capelli? No. Capelli. Adesso ti dico... Si trova in faccia? No. No. Collo? No. Braccia? No. Busto? No. Bacino? Occhio con le mani, no. Bacino. Gambe? No. Piedi? No. E allora dove lo trovi? Se è su di te ma non c'è. Se manca una parte. Mani? No. Piedi? Piedi, no. No. Ma il bacino intendo proprio tutta l'area, Allora sì, bacino. Sedere? No. Davanti? Sì. Ma è un osso? No. È un organo? No. Un organo che ho solo io, che cazzo è? Sono speciale, che c'ho solo un organo io in più. La cicatrice. Brava! Davvero? Sì. Brava, amore. Come mai Alice sa che ho una cicatrice sul pube? Forse perché siamo fidanzati, facciamo cose? No, non è vero, perché quando è in mutande si vede. Non è vero. Sì. Non è vero. Sì. Vabbè, se le abbasso le si vede. Cioè, ah sì, vabbè, se le abbassi sì. Vabbè, ma se... Vabbè, guarda veramente. Digli Alice. Ma sul pube dovevi aggiungere. L'ho scritto. No, sì, lo so. Però anch'io c'ho la cicatrice. No, in fronte. Anch'io c'ho una cicatrice. Non lì. Qua. Ragazzuoli, domani sera in live ci sarà un super... Ma manchi tu. Super... Esatto. Oh, sti cazzo, pensavo di scampare. Vai. No, dai, no, bendati, ma sbaglio, bendati. Che palle. Lisa, bendalo. No, pensavo di... No, smettila, bendalo. Anzi, lo bendo io. Allora, cosa che possiamo fare? Ma... figa. Io, lo so. Sei incastrato nel codino. Lascia lì. Non troppo difficile. Ma sì. Sì. Non è divertente. Allontana. Vai. Allora, è una persona? No. È un oggetto? No. Ce l'ho? Perché dicono che hai letto? Perché dicono che hai letto, basta? Come
mai fatto a leggere? Non lo so, ma lei. Ho fatto il buco. Cosa mi hai fatto il buco? Cosa mi hai fatto il buco? Ciao, siete dei bastardi. Hai terminato? Ma siete dei... No, cosa vuol dire? Ma siete dei bastardi! Come hai fatto a leggere? Ma non ho letto! Sì, siete dei bastardi perché... Ma perché chi sa che cosa pensano? Mica ho letto! No. Mica ho letto! Hai letto. Secondo me ha a che fare con i tatuaggi. Come fai a leggere? Perché se sgrano quest'occhio c'ho 11 dieci. Dai! E vedo oltre. Che è successo? Che gli ho scritto una... Lì vedo le scale. Ah, ok. Anch'io. Porta. Che ha letto. Dai, mandate il VAR. No, raga, vi prego, mandate la clip. Esatto. È assurdo che non se ne sono accorta nessuna delle due. Visto, no, vi prego, mandate la clip. Vi prego, mandate la clip, sto morendo. Cioè, queste non se ne sono accorte. Ma non ci siamo accorte perché lì ci ha occupato tutto lo spazio della fotocamera. Quindi io guardavo la fotocamera e non ho visto. No, ragazzi, assurdo. Perché non c'ero io che controllavo. Mandate il VAR. Mandate il VAR, chat, per favore. Mandate il VAR. Allora. Ma che tuono il Matteone. Matteo applaude. Mamma. Dov'è il VAR? Mandate il VAR. Ecco. Mandate il VAR. Vediamo. Dai, che voglio vedere il VAR. Cambia un botto la qualità. Sì. No, loro vedono uguale, però aspetta. Allora, aspetta che banno sto coglione. Dai, mandate la clip! Mandate la clip. Scusi. Basta. Possibile che nessuno ha la clip. Grazie. Dai. C'è nessuno ha la clip. Ma veramente? Ma adesso fanno cagare. Comunque quando non si può giocare. Cercando di guardarla io, ma non lo trovo. Come fai? Non puoi andare indietro. Sì, le ho posto un'affermazione. Puoi andare indietro. E che sì. Cosa sarebbe? Che con lei non si può giocare. Aspettate un attimo. Non so cosa farci. Si renda un pochino più simpatico. Guarda che quando mi vedi a me. Aspetta. Sì. Ho letto, Adesso lo vedo. Aspetta. Sì, miau. Aspetta. Miau. Ecco, guardate. Aspetta. No, fai vedere prima loro. Fai vedere prima loro. L'hai già visto? Sì. L'hai già visto lì? Guarda che adesso si mette la mente. Ma vedi che non si vede. No, perché ha visto così, facendo così. Non ce ne sono accorto, vabbè. Che grande. Vabbè. Vai, ultima parola. Ma no, io direi di no. Sì. La faccio io. Vai, fai tu. Anch'io, amore. Vai, falla però. Dove la scrivo? Aspetta. Ho davvero sonno, io terminerei qua. Fammela facile. Ok. È una persona. Ok. Perfetto. Ok. Aspetta. Sì, è una persona. È un maschio? No. È una femmina? Sì. Buongiorno. Magari è trans, perché devi pensare a ste cose? Appunto, non allora, è trans. È l'apo? Allora, quindi è femmina. La amo? Sì. No. Alice. Dai. Ah. Ok, abbiamo finito. L'hai visto. Amore. Ma qualcuno.
L'ha vista. Dai, Luca. Aspetta, è arrivata la clip. Ma come ho fatto a vederla? Non mi fa niente, ma è finita. Aspetta. Dai. Esatto, dai. Vediamo, è arrivata la clip, signori. Rivediamo il VAR. È tipo Mr. Bean. Stavo vedendo i baffi e via. Se non mi rivedi. Stavo Mr. Bean. Raga, fate gli spazi. Oh, è bellissimo, però te lo giuro. È proprio bello, ma devo riguardarlo. Guarda. Ma basta. Zoom. Puoi controllare. Sto male. Zumba? Zumba? Aspetta, aspetta, aspetta. Quella bella, zumba? Non puoi. Non va. No, sì. No. Ah, no, si zumba solo lì. Ma metti il coso sull'immagine. Togli, togli. Vai adesso, vai su Luca. Con la... vai. Scendi? No, aspetta. Vai. E vai. E mo devi... Aspetta, vai, vai, vai giù con la rotella. Ok. Vai. E non va. Perché zumba? Vai giù con la... Va. Vabbè, fa niente. Vabbè, abbiamo capito. Vabbè. Vabbè, ragazzuoli, noi ci vediamo domani sera in live alle 21:30 come al solito. Vi mando un bacione, un salutone. Ciao belli. Ciao.